Feste di San Paolo, diciamo, quest'anno continua la propria attività, riorganizzato un po' lo staff tecnico, ecco, uno degli allenatori dei Pulcini, forse probabilmente sarà così, poi lo decideranno, è Angelo Tete, ex giocatore della Juve Stabia, ma non solo, ecco, giocatore che ha calcato diversi campi qui in Campania. Ecco Angelo, che cosa provi in questo momento e soprattutto qual è il tuo augurio per questa, diciamo, ecco, questa realtà calcistica? No, sono molto, molto entusiasta di questa nuova prospettiva che si apre a questi giovani, fare prima di tutto un lavoro sociale e poi farli intraprendere questa strada che è lo sport, che deve essere la prima cosa per questi ragazzi. E dovremo fare tutto questo, ti ripeto, con entusiasmo e col sorriso, perché la prima cosa per questi ragazzi deve essere il divertimento. Ecco, chi ti ha fatto avvicinare a questa realtà e come ti hanno convinto? No, non c'era bisogno di convincermi, purtroppo è una cosa che ho nel sangue, ero ragazzino come loro quando ho iniziato e fortunatamente gioco ancora. Devo ringraziare Giovanni Malafronte, il mio carissimo amico, che appunto ci conosciamo dall'epoca della Juve Stabia, mi ha visto crescere e quando mi ha parlato di questa cosa ne sono stato felicissimo. Ecco, questa è una scuola che già esisteva prima, poi c'è stato un periodo, diciamo, di chiusura perché non c'era nessuno che la gestiva. Alla fine Giovanni Malafronte, Salvatore D'Anturo, ma anche altri hanno voluto ricreare di nuovo questa realtà, che è un punto, come dicevi tu, di aggregazione, ma anche a livello quindi sociale, cioè togliere i ragazzi dalla strada. Ecco, qual è la tua impressione? Come li vedi i ragazzi, i bambini qui? No, assolutamente, vedo che non aspettano altro. Questo è il primo giorno, li vedo molto contenti. Abbiamo la fortuna di avere questa piccola struttura che purtroppo a volte questi ragazzi impedisce di inserirli in questo mondo dello sport proprio per le mancanze di strutture. Noi cercheremo di sfruttare questo anche grazie all'aiuto della chiesa qui della Madonna delle Grazie e cercheremo di trasmettergli qualcosa. Ecco, parlando di Juve Stabia, non posso non chiudere con un pensiero, ecco, tuo sull'attuale Juve Stabia e su questa vittoria col Melfi di Gaetano Fontana. Guarda, quest'anno sono in maniera particolare entusiasta di questa Juve Stabia. Ti dico subito il perché. L'altro giorno ho incontrato Gaetano Fontana. Sono cresciuto sotto la sua ombra, ero un ragazzino. E l'altro giorno quando ci siamo incontrati al bar ci siamo guardati, lui vagamente mi ha riconosciuto, poi appena gli ho parlato ho detto io ero quello che ti sformava gli scarpini durante gli allenamenti, si ricordò benissimo ed è stato contento, quindi sono contento che è tornato qui in veste di allenatore, un allenatore importante, sicuramente il presidente Mannillo ha messo a sua disposizione una rosa all'altezza, possono solo far bene, già lo si è visto la scorsa domenica. Ringraziamo Angelo Teta, gli faccio in bocca al lupo per questa sua nuova avventura. Crepi, grazie a voi.